che il mago non riuscirà mai a capire dentro quale di queste ragazze mi sono nascosta. Perché io sono la strega e riesco sempre a fare la furba. Avete capito? Ora tocca che lui si sforzi un po'. Spostati, strega! Bambini, se non avete capito, nell'episodio scorso la strega, ecco, abbiamo fatto la festa e poi è arrivata la strega, mi ha mangiato, poi è diventata un cane e tante altre bellissime storie. Se volete vederle andate a guardare i video precedenti. Oggi invece c'è il mago che deve trovare tra tutte queste ragazze, a parte mia mamma, la strega che si è nascosta. Si è trasformata in una ragazza bella, ha fatto l'incantesimo alla mia mamma e alle sue amiche, che non riescono né sentire né vedere cosa succede intorno. Ora vi presento il mago. Ciao bambini, io sono il mago che aiuta la piccola bimba a liberare la sua mamma dall'incantesimo. Ora stavo chiedendo a questa ragazza se non è una strega, ma penso che non ce lo dirà proprio, quindi dobbiamo trovare il modo a scoprirlo. Cosa piace mangiare alle streghe? Bella domanda. E alle streghe piace mangiare i bambini piccoli. No, non ci preoccupare, non ci mangia nessuno. Dobbiamo trovare un altro modo. Allora fammi pensare. Posso portare le sue bollicine? Sì, quelle piccole bolle colorate che le piace mangiare. Vado a prenderle. Brava bimba. Io intanto continuo l'interrogatorio per queste ragazze. Quindi tu dicevi che non sei una strega? No, non sono una strega, sono venuta soltanto a una festa in piscina. Ma non c'è né festa né piscina. Ora me ne vado, ciao. Ciao, tu non sei una strega per caso? Ma cosa vuol dire non sei una strega per caso? Qualcuno forse mi chiama anche una strega ogni tanto. Non c'è nulla da ridere comunque. Sì, io penso che la strega sia quella bionda. Vedi, con le scarpine rosa. Perché sta guardando tutte male e ride. Oh, bel indizio, bambini, cosa dite? È proprio lei? È la nostra strega quella lì? Andiamo a farle l'interrogatorio. Ciao, vedi che io ho la bacchetta magica? Certo che lo vedo, pensi di spaventarmi con quella bacchetta? Se tu sei la strega, sì, perché riesco a togliere tutti gli incantesimi delle streghe. Sei proprio convinto, eh? Provaci. Io non sono una strega, è lei che è una strega. Lei? Dici? Bambini mi stanno dicendo che sei tu invece. No, io non lo sono. Chiedi a lei, guardala come ti guarda male. Vediamo un po'. Tu sei una strega, giusto? Lo so, me l'ha detto la tua amica. Qua sta diventando un po' noiosa, volevo la festa ma me ne vado, ciao. Stanno andando via tutte, vediamo un po' chi rimane. Ma no, non è vero, bambini hanno ragione, lei è la strega, io non c'entro nulla, sono qui per giocare con i cuccioli. Ma che dici? Quali cuccioli? Non abbiamo nessun cucciolo qui. Mi è stato detto che c'era un cagnolino che ha fatto il bagno, però si vede che non è così, ciao. Rimani solo tu. E tu? Come faccio a capire chi è di voi due una vera strega? Vediamo se la prova con le bolle funzionerà. Eccola la bimba. Eccomi, ho portato le bolle. Adesso vediamo, le diamo una a questa ragazza e una all'altra. E quella che non resiste le mangerà è una vera strega. La obbligheremo a togliere l'incantesimo. Giustissimo. Metti le bolle. Che bel piano. Ecco, principe, tieni un attimo una. Io vado a portare l'altra alle ragazze. Una per te. Ma che cos'è? Non avevo mica chiesto una bolla schifosa. È una bolla così, per giocare. Hai visto, principe? Si sta già lamentando, visto che lei... E una per te. Oh, che bella pallina, possiamo giocare a pallavolo. Adesso facciamo passare qualche secondo e vediamo chi è che non resiste qui. Appena mangia la bolla cosa succede? Appena mangerà la bolla?
Sai cosa succede? Diventa vera e propria strega. Ora vediamo. Facciamo un discorso facendo finta che non vediamo che loro stanno guardando noi. Va bene, allora bimba, come va a scuola? E a me bene, e a te? Bambini, come va a voi a scuola? O nell'asilo, avete tanti amici, vi divertite? Guarda, Mago! Quella lì ha mangiato la bolla, ha mangiato la bolla! Abbiamo trovato la strega, sì! Guardala, è diventata di nuovo così com'era prima! Tu sei strega! Ah, mi avete scoperta! Solo che il mio incantesimo è ancora più forte! E allora sono ancora sorde e mute. E perché non volevi giocare con me in piscina? Ora tocca pagare tutte quante. Cattiva la strega. Ora deve arrivare la terza Miracle Cure. Oh no, è vero, è vero. Non mi ero resa conto che non c'è. Non c'è la Giulia. Che paura. Bambini, volete vedere cosa fa Giulia appena arriva? Cosa fa la strega che ha incantato le sue amiche? Guardate il prossimo episodio e lo scoprirete! Io vado a